ragazzi, benvenuti. Oggi parliamo di Benny Greb. Oggi voglio farvi vedere un esercizio che ho visto da lui, che è una figata pazzesca. È un esercizio stupidissimo, se ci pensiamo non è niente di che, però secondo me è molto molto efficace ed è un esercizio che ci facciamo noi e può andare bene per qualsiasi genere, per qualsiasi età, se studiamo da 10 anni, se studiamo da 20, per tutti. Come sempre permettetemi di fare questa parentesi super pallosa, ma vi invito a iscrivervi al canale se qualcuno... Basta, voglio spiegarvi una cosa sul groove che ho visto in un DVD di Benny Greb. Non vi voglio spiegare tutto il DVD, ma questa cosa che lui ha detto e ha fatto mi ha fatto pensare abbastanza. Quindi ci ho lavorato un po' su e oggi voglio cercare di spiegarvela. Non mi ricordo come la chiama lui, ma comunque pazienza. In pratica la questione è questa: voi fate un groove, che sia un groove funky, che sia un groove pop, rock, che sia jazz, potete fare quello che volete. L'idea è quella di fare un groove e poi cercare di scomporlo. Come lo dico? L'idea è quella pian pianino di togliere un alto dal groove. Se io sto suonando un groove Charleston, rullante, gran cassa, comincerò suonando tutto. Poi toglierò il Charleston, quindi rimarranno solo cassa e rullante. Poi rimetterò il Charleston ma toglierò la cassa, quindi suoneranno solo Charleston e rullante. Togliendo pian pianino un alto, cioè un alto non suonerà. Allora facciamo così, ve lo suono e poi vi spiego cosa bisogna fare. E se no tante parole poi si capisce niente. A parte che già la R si capisce, vabbè. Allora, prendiamo un groove a caso. All'inizio, come sempre, quando incominciate a fare l'esercizio, non fate subito i groove tipo... All'inizio, semplice. Anzi, partiamo molto semplice. Facciamo questo groove. Questo è il nostro groove base, poi andremo a farne di più difficili. La cosa da fare adesso è suonare il groove normale per 4 battute, poi le 4 battute successive andremo a togliere un alto, quindi suoneranno solo cassa e rullante. Togli la codia. Le 4 battute dopo rimetteremo il Charleston, ma andremo a togliere ad esempio il rullante, quindi suoneranno solo cassa e Charleston. Le 4 finali suoneremo di nuovo il rullante, ma toglieremo la cassa, quindi suoneremo Charleston e rullante. Poi alla fine, se vogliamo fare ancora 4 battute finali, risuoniamo tutto. Vi faccio sentire. Adesso vado a fare una cosa ancora diversa, cioè vado a suonare solo un pezzo, quindi andrò a suonare solo il Charleston, solo il rullante oppure solo la cassa. Questo cosa mi serve? Mi serve molto per il tempo interno, il tempo mio, perché nel momento in cui suono rullante, le ghost soprattutto non sono più incastri con il Charleston, sono delle note che sono lì in mezzo, quindi non è che sono lì in mezzo, dobbiamo suonarle giuste, nel punto giusto del tempo. Andiamo! Sbagliato. Adesso vi faccio sentire con un altro ritmo e metterò anche il metronomo. Questa è una cosa molto importante. Mettete il metronomo quando fate questi esercizi e quando parlate togliete la cordiera. Il nuovo groove facciamo la 16esima, complichiamo un po' le cose.
Raga, ho sbagliato, a un certo punto mi sono dimenticato di fare una cassa. Però comunque, vabbè, voi fate gli esercizi tranquillamente. Se sbagliate non è che li dovete per forza fermare. Se proprio vi inceppate completamente, sì. Se no, se sbagliate un pochettino, ad esempio io mi sono dimenticato sta cassa, andate avanti lo stesso, poi al massimo rifate l'esercizio e lo farete giusto. Adesso ci manca l'altra parte, quella in cui suoniamo un pezzo per volta. Quindi, ricapitolando, groove normale, solo charleston, solo rullante, solo cassa, groove normale. Vamos! Ovviamente questa cosa qua è utilizzabile per tutti i generi, perché se uno di voi suona jazz, ad esempio, vuole provare a usare questo metodo qua, magari metto il crash. Nel jazz di solito si usa il ride, adesso vi faccio sentire un ritmo, ad esempio questo, ne faccio uno semplice per non farci figuracce. Se uno vuole studiare questo ritmo qua, ha quattro arti che suonano stavolta, perché prima il piede sinistro non suonava. Adesso possiamo far suonare anche il piede sinistro. Quindi con due arti abbiamo tantissime combinazioni diverse e possiamo usarle tutte, possiamo usarne solo qualcuna. Il video direi che può finire qua. Se avete qualche dubbio e se vi siete dimenticati come me ancora una volta di togliere la cordiera, se vi è piaciuto questo video ovviamente mettete mi piace qui sotto, vi invito ancora a iscrivervi al canale, andare sui miei social e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!